Buon inizio di settimana a voi, signore. Buon inizio di settimana anche a voi, cari signori. Qui è Radio Discussione. Questo è lo studio numero uno, da dove irradia il suo programma con tutte le persone che ci ruotano attorno, Sandro Salidu. Oggi l'ospite d'eccezione è Giovanni Cardone, al quale io do il benvenuto e naturalmente il buongiorno. Prego Giovanni. Buongiorno Sandro, buongiorno a tutti i radioascoltatori sul web, quindi che ci ammirano, e questo mi fa solo piacere. Ritorniamo a noi. Oggi parleremo dell'arte concettuale e la body art. Con la nozione di arte concettuale si tocca la trasformazione del concetto di oggetto artistico, passando dalla presenza fisica dell'opera a un'operazione mentale che può fare a meno di oggettivarsi, o meglio, l'oggettività dell'arte concettuale sta nel riflettere sull'arte stessa, sul progetto mentale della propria dimensione, senza finalità espressive. Il termine nasce intorno al 1967, quando l'artista americano Sol Levitt pubblica una serie di proposizioni che enunciano l'atteggiamento di una tendenza. Ciò che conta è la definizione dell'arte più che le opere in senso stretto. Si dichiara che l'arte non è altro che arte inserita nel sistema dell'arte. Il lavoro concettuale viene considerato come una struttura logica che definisce le proprie regole linguistiche. L'impegno della tautologia consente di riflettere analiticamente sul valore dei segni in se stessi, evitando riferimenti esterni all'arte medesima. Proprio a Kossuth si deve, nel 1965, un'opera fondamentale dal titolo Uno e tre cappelli. L'oggetto è rappresentato in tre modi diversi, come un'entità fisica, come un'immagine fotografica, con una definizione linguistica presa da un dizionario, e il concetto di cappello è indicato come pura evidenza linguistica, rinunciando alla raffigurazione dell'immagine ridotta all'aspetto concettuale della semplice definizione del dizionario. L'arte che io definisco concettuale, ha scritto Kossuth nel 1970, è tale perché fondata sulla ricerca della natura dell'arte. Di conseguenza non è propriamente l'attività di costruire proposizioni artistiche, ma elaborare uno scrivere tutte le implicazioni di tutti gli aspetti del concetto arte. Possono essere considerati concettuali artisti di varie radici linguistiche, come On Cavara, quindi Carl André, Robert Berry, Lawrence Weiner. Di rilievo sono inoltre le esperienze di Bernard Venet, quindi Joseph Beuys, Juan Bourn, e gli italiani Vincenzo Agnetti, Giulio Paolini, Emilio Prini. Significative anche gli artisti inglesi della rivista Art Language, che a partire dal 1969 affermano un'idea di arte concettuale basata sulla produzione di documenti linguistici e di rigorose dichiarazioni teoriche. Essi operano la distruzione dell'oggetto artistico, predicando un concetto generale di arte vicino a quello della matematica e della logica, dove l'attività artistica ripercorre la funzione della filosofia. La negazione dell'oggetto artistico avviene anche nella cosiddetta body art, dove gli artisti assumono il corpo come mezzo espressivo totale. L'aspetto agisce in tempo reale, in gesti, voci, ritmi fisici, segni interiori ed esteriori attraverso un flusso di percezione che è
aumentano la capacità di reazione dello spettatore. L'uso e la coscienza del corpo come strumento artistico ha una tradizione, quindi, che va da Marcel Duchamp, quindi 1919, quindi ancora prima pure di Marcel Duchamp, al suo ritratto e opera di Man Ray con la fotografia di in abiti femminili, dall'espressionismo fino al surrealismo, quindi con il volo di Yves Klein nel 1960, fino alle sculture viventi di Piero Manzoni 1961. Privilegiare in questa presenza effettiva del corpo come strumento dell'immagine significa rivendicare un rapporto diretto con l'esistenza. Le azioni, i gesti dell'artista si mostrano in funzione dello spettatore, intendono liberare le energie dell'inconscio. Nella body art convergono complesse definizioni, esigenze espressive, e tra gli artisti che lavorano con il corpo vanno ricordati Gina Pane, Vito Acconci, Gilbert e George, Otto Muel, quindi Gino De Domenicis, Hernán Nish, Marina Abramovic, Giuseppe Di Siato, Rebecca Orm e Cristina Kubisch. Attraverso testimonianze dei propri stimoli privati, questa performance vogliono comunicare significati collettivi, trasformando il corpo in un'opera d'arte che esprime esperienze comuni allo spettatore. Grazie. Molto bene, grazie a te caro Giovanni per essere stato a disposizione del pubblico di Radio Discussione anche per quest'oggi. Ti ringrazio nuovamente e ti auguro di trascorrere una serenissima giornata con le persone che ami. Ciao, tante cose a te. Buona giornata Sandro, buona giornata a tutti i ascoltatori. Allora, un attimino in linea, io ne approfitto per congedarmi dal pubblico e naturalmente vi do l'appuntamento a domattina. Signore gentilissime, signori gentilissimi, bye bye and bye. Ciao, buona giornata, buon pranzo, bye bye.